Ciao a tutti, questo è un unboxing molto improvvisato, sono le 22.50 di questa sera, ma non potevo attendere domani per aprire questo pacco che contiene un libro che ho atteso molto molto a lungo e di cui spero di parlarvi molto presto. Quindi era impellente la mia voglia di aprire il pacco. Va bene, allora, incominciamo. Il pacco è un po' ostico da aprire. E non riesco molto bene con una sola mano con l'altra sto inquadrando mi aiuto brutalmente con un ginocchio non c'è il solito cordino che aiuta nell'apertura delle scatole di amazon ecco qua eccoci e signori e signore di ursula kelligin Always Coming Home, che è stato tradotto nel 1985, quando uscì in America anche in italiano, con il nome di Sempre la Valle, che sembra un brutto titolo di quasi La valle dei pini. Cioè, sembra quasi il nome di una soap opera, ma è un libro molto importante e spesso purtroppo molto dimenticato dell'autrice. Infatti, Always Coming Home è praticamente eh, metà trattato etnologico e metà narrazione di un popolo che in un remoto futuro abita quella che è l'odierna California ed è un testo che ha metà tra l'utopia e eh, la fantascienza post-post-apocalittica eh, intendo post-post-apocalittica perché mh, forse chi è familiare con il genere il post-apocalittico si occupa De, eh, di un periodo immediatamente mh, successivo a una catastrofe la catastrofe può essere eh, biologica, ambientale o artificiale come una guerra nucleare post-apocalittico -post ce ne sono uh, veramente pochi di libri del genere ma è ovviamente un tempo talmente remoto rispetto alla catastrofe che la società umana si è riconfigurata in uh, altre forme e questo è proprio il caso di Always Coming Home, che ehm, secondo me è uno dei testi eh, più pregevoli della letteratura americana degli ultimi trent'anni, ma che purtroppo, come dicevo, non è molto conosciuto. Ma per dirlo con le parole stesse di Ursula Kelly, nella traduzione italiana, ecco di che cosa tratta Always Coming Home o Sempre la Valle. I personaggi di questo libro potrebbero essere vissuti tra molto molto tempo nella parte settentrionale della California. Gran parte del volume è costituita dalle loro voci che parlano in prima persona, raccontando storie ed episodi della loro vita, recite, poesie e canti. Se il lettore avrà la pazienza di, di sopportare un po' di termini che gli sono sconosciuti, alla fine li troverà familiari. Accingendomi a questo lavoro, con la mia esperienza di autrici di romanzi, mi è parso meglio raccogliere gran parte dei brani descrittivi ed esplicativi in una sezione chiamata Il dorso del libro, dove coloro che cercano le narrazioni possono tralasciarli e coloro che amano le spiegazioni possono trovarne. Anche il glossario potrà risultare utile o divertente. La difficoltà di tradurre da una lingua che non esiste è ancora notevole, ma non va tuttavia esagerata. Dopotutto anche il passato può essere altrettanto oscuro quanto il futuro. Il fatto che non sia ancora stata scritta, la semplice assenza di un testo da tradurre, non fa poi tanta differenza. Ciò che era e ciò che forse sarà dormono, come bambini di cui non scorgiamo la faccia, in braccio al silenzio. Tutto ciò che abbiamo è il qui, l'adesso. Questa è una riedizione molto recente del libro... Eh, che ha qualche anno sulle spalle ma eh, non tanti di più eh, in originale e anche la prima edizione italiana eh, era accompagnato da delle audiocassette che eh, riproducevano eh, la poesia e la musica dei cash che è la popolazione di cui il libro parla e eh, purtroppo questo si è perso ma è reperibile il cd contenente questi brani eh, anche in formato elettronico mi sembra e non è più assolutamente reperibile la versione eh, allegata al libro, perché il libro è stato ripubblicato soltanto in cartaceo. E quindi eh, il libro in sé è abbastanza particolare, perché, eh, come si vede anche eh, dall'immagine, eh, è corredato da dei magnifici disegni che rappresentano un po' eh, la vita quotidiana dei Cash, ovviamente dalla narrazione che in parte è eh, proprio la narrazione di eh, Pietra che parla, Stone Telling e in parte sono proprio dei saggi su questa futura popolazione che abiterà la California del futuro è un libro eh, veramente straordinario di cui ho potuto leggere già qualche brano nella traduzione italiana ma io amo moltissimo eh, la prosa di Ursula K. Le Guin, che ha un inglese molto uh, lineare però anche molto ricco dal punto di vista dei termini che usa quindi è assolutamente scorrevole da leggere ma molto elegante, una penna molto elegante quella della Guin e quindi ehm, sapendo, avendo già notato quanto venga sacrificata questa caratteristica di liricità nella sua semplicità della sua prosa in originale perché eh, purtroppo le traduzioni in italiano che ho avuto modo di leggere di questa autrice eh, non valgono assolutamente la metà del testo originale ho voluto recuperare assolutamente questo libro in originale come altri già eh, dell'autrice soprattutto le, antologie, le ultime antologie pubblicate che eh, non sono state mai tradotte in italiano ma che in questo caso devo dire non è proprio un peccato se non per chi non può leggere in inglese perché Ursula K. Le Guin è una narratrice straordinaria e eh, le traduzioni che ne hanno fatto non ne hanno mai reso giustizia, quindi eh, ci tenevo davvero a avere questo volume eh, in cartaceo per soddisfare il mio feticismo, ma anche per poter godere della sua fantastica prova. Bene, l'unboxing è stato abbastanza breve, eh, più che altro ho parlato del libro, ve ne ho fatto vedere qualche pagina, spero di poterne parlare veramente diffusamente nel momento in cui l'avrò letto e quindi eh, di poterne fare eh, tra virgolette una recensione perché sapete quanto poco amo il termine. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.